Bentornati al Trono del Re dal vostro Zed Castle. Fa un caldo veramente fottuto là fuori e quindi la direzione raccomanda un bel ventilatore nella vostra sala del trono, onde evitare svenimenti che poi ci fate una grande figura, eh? E chi meglio del signor Gartennis può garantirci dell'ottimo entertainment in queste giornate di Alpha Killer? Non perdiamo tempo, sigla! Fin dai tempi più antichi il trono di ogni regno ha avuto il proprio re. Molti re, molti troni, troni di spade, troni vuoti, troni senza paragoni. Fino ai giorni nostri, fino al trono che rende re ogni uno che ivi si segga. Per leggere i fumetti. Finalmente parliamo del mio autore preferito, Garth Ennis. Lo adoro per un sacco di motivi, principalmente per tre. Uno, probabilmente psicopatico. Due, raramente ha sbagliato un colpo. E tre, ha realizzato l'incredibile Preacher e ha ridato gloria e onore a uno dei miei personaggi preferiti dell'universo Marvel, ovvero Frank Castle, The Punisher. Bentornato Frank rappresenta l'inizio del ciclo di Garth Ennis iniziato nel 2000 sulle pagine del Punitore e assieme a Steve Dillon, la coppia incredibile che ha realizzato il monumentale Preacher per la Vertigo DC. Beh, sai, se hai un bastardo figlio di mignotta che ha perso qualche colpo e deve essere risollevato, cosa fai? Beh, chiami il capo dei figli di mignotta perché lo pompi a bestia. Frank è ritornato a New York City e non te ne deve fregare di dove era, di cosa è successo. Sì, è vero, una volta è quasi morto e adesso microchip non c'è più, quindi basta cazzate la James Bond, spie, satelliti, operazioni tecnologiche, na. Adesso solo Uzi, Claymore, M60, vecchio stile. La pacchia è finita. Frank è ritornato ed è sulle tracce della pericolosissima famiglia mafiosa Gnucci. Gnucci, che non è Gnucci, che poi in inglese tipo dovrebbe essere pronunciato Gnucci. Comandata dalla terribile Ma Gnucci, una megera tanto spregevole quanto vecchia e disgustosa. La polizia sa, ma ehi Cristo, è il Punitore, fa già metà del nostro lavoro, mica vorremmo fermarlo, no? E quindi affibbia le indagini allo sfigatissimo detective Martin Soap, che viene affiancato quasi subito da una figura veramente controversa, la super opportunista detective von Richthofen, la quale crede di riuscire ad incastrare sia la famiglia Gnucci che Frank Castle tutto in un colpo solo e magari ottenere la promozione tanto agognata. Il Punitore fa di tutto per restare in ombra, sapete, basso profilo, e quindi che fa? Beh, niente, stermina una quantità inaudita di mafiosi in modi assolutamente molto spettacolari, però poi affitta un appartamento, ma lo fa sotto falso nome perché, ehi, Cristo, sono il Punitore, non vorrete mica che venga sgamato così. I suoi vicini di casa sono la timida e complessata Joan, che pare avere qualche problema di socialità, lo strambo Specker Dave. Specker in inglese è una parola che assomiglia, diciamo, a spastico. Beh, strano che se lo dia da solo come nome, no? E l'obesissimo Mr. Rotondi. Lo scontro fra gli Gnucci e Frank Castle si fa sempre più violento. Per gli Gnucci, mica per Frank. Frank fa sistematica piazza pulita di tutti quanti i killer che gli vengono mandato contro dagli Gnucci e lo fa in maniere talmente tanto assurde, cattive e divertenti che veramente morirete dal ridere, anche perché Cristo è il Punitore, non vorrete mica un fumetto dove gli eroi sono tutti buoni, belli, felici e contenti, no, voi volete cascate di piombo e fiumi di sangue, giusto? Vedrete il cameo di Daredevil e vi farà assolutamente impazzire, anche perché Frank Castle pronuncerà quello che è proprio la sintesi di tutta quella che è la sua moralità, se così possiamo chiamarla, quella che è la sua filosofia di vita. Bene, ricordatevi che nonostante le apparenze, l'unico vero superpotere di Frank Castle, del Punitore, è quello del sempiterno giramento di balle, quindi quando becca qualche proiettile non è che non si fa un cazzo, ecco. Purtroppo fa un passo falso e si fa beccare mentre spia la famiglia Gnucci da un pivellino il quale lo riempie di piombo e purtroppo Frank, disarmato e ferito, è costretto a scappare con tutta la famiglia Gnucci.
Gnucci che gli corre dietro praticamente, o almeno quelli rimasti. E si ritrova a scappare in direzione Central Park, ed esattamente all'interno dello zoo di Central Park. E arrivati qui capirete perché Garth Ennis e Steve Dillon sono una coppia geniale, una delle più fenomenali sul mercato dei comics. Il nostro buon Castiglione, ah, lo sapevate? Si chiama Frank Castiglione in realtà, ma al tempo del Vietnam si fece cambiare il cognome per fregare l'anagrafe e farsi due turni in più in Vietnam. E beh, mica ti fai mancare il piombo, no? E se non hai più armi e sei ferito e ti trovi all'interno dello zoo di Central Park, cosa puoi fare per fregare quelle che ti stanno cercando di fottere? Ma naturalmente cerchi di sfruttare le bestie feroci dello zoo! E qui assistiamo ad una delle scene più belle che io abbia mai visto in un fumetto. Frank è purtroppo braccato dagli gnucci, si trova a cadere all'interno del recinto degli orsi polari, è disarmato, e nel momento in cui si rialza si trova di fronte a questi orsi polari pieni di cibo, quasi addormentati, tipo docili, mansueti, ma quasi simpatici, ovvero assolutamente inutili. E come fai a far incazzare un orso polare quando è già pieno di cibo e mezzo addormentato? Ma naturalmente gli tiri uno sganassone in faccia! Cioè, vedetevi la scena, il punitore che prende e tira un gancio ad un orso polare e poi via, telare di corsa. Così, se tu sei uno degli sfigati che sta correndo dietro al punitore e arrivi anche tu nel recinto degli orsi polari, arrivi, scendi e voilà, il re del black humor. Cioè, tutto il fumetto è allo stesso tempo serissimo e trashissimo. Cioè, ogni morte è talmente truculenta che vi piscerete addosso dal ridere, ma perché in fondo è questo quello che vogliamo. Cioè, dovete immaginare anche che Frank ha due espressioni. Beh, l'avevate intuito che in buona parte ci sono molte citazioni a Clint Eastwood, un po' il personaggio è anche ispirato a Clint Eastwood e al tenente Callaghan. E vi dicevo, Frank ha due espressioni, essenzialmente la prima è questa e la seconda è questa. Vi dicevo, non è che se becca un proiettile non si fa niente, eh. La famiglia Gnucci, dopo l'avvenimento a Central Park, è praticamente sterminata. Però anche Frank deve riprendersi. Ma Gnucci sopravvive, anche se alleggerita di 4 arti su 4. Ma questo bagno di sangue non è solo fonte di terrore per tutti quanti i criminali e per i mafiosi di New York City. È anche fonte di ispirazione per 3 imbecilli emulatori che vogliono fare i vigilantes. Tendenzialmente sono tutti psicopatici e vorrebbero diventare i nuovi paladini della giustizia comandati appunto da Frank Castle, e sono Mr. Vendetta, Il Santo ed Elite. Come vi dicevo, Magnucci è sopravvissuta e ovviamente è incazzata come una bestia, e quindi per cercare di fottere il più grande figlio di puttana del mondo c'è solo un'unica soluzione: chiamare un figlio di puttana anche peggiore, personificato da questa figura incredibilmente divertente de Il Russo, una macchina di morte assolutamente letale, grosso come una montagna, che si è fatto un nome negli ambienti della mala combattendo in Afghanistan durante la guerra fredda. Però, tra parentesi, era lì in vacanza per puro piacere, quindi non parteggiava né per una parte né per l'altra. Procuratevi questo fumetto, perché veramente è una bomba atomica. Leggetelo e ridete come piccole iene. Vi innamorerete dello stile di Ennis e anche dei disegni di Steve Dillon, così naif, così semplice, ma allo stesso tempo estremamente dettagliati. Fiumi di sangue, black humor, situazioni veramente al limite del verosimile, ma sempre con quella serietà di fondo, cioè praticamente il concetto perfetto per il trash. Se fosse un film, immaginate un misto tra Machete e una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan. Frank uccide e sbrindella, ma lo fa sempre con stile, nonostante sia simpatico come una colica renale prima di partire per le ferie. Questo fumetto è il punto migliore dove cominciare a conoscere le avventure del punitore. Forse è uno dei cicli più divertenti e meglio realizzati nella storia editoriale di Punisher. Fidatevi del vostro Zet, non vi racconto stupidaggini. Io spero di raccontarvi ancora tanti altri fumetti di Garth Ennis, proprio perché, come vi ho detto prima, io sono un grandissimo fan di questo autore. E se non vi ho convinto parlandovi di Bentornato Frank, cercando di non farvi spoiler, di non raccontarvi nel dettaglio le cose, beh, allora vorrà dire che dovrò rincarare la dose.
Allora, signore e signori, come al solito vi ringrazio per essere stati qui al Trono del Re. Lasciate un like su Lega Nerd e sulla pagina Zetone Zcastle, continuate a seguire le nostre avventure e mi raccomando, fatemi sapere quali fumetti volete sentire qui al Trono del Re. In libreria ho l'artiglieria pesante, per cui non preoccupatevi, non c'è pericolo di rimanere a bocca asciutta. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Il Trono del Re e come sempre un saluto dal vostro Zcastle.